Dal punto di vista tecnico ho visto una buona squadra, una squadra che ha voglia di fare. In alcune categorie si tende magari a cercare di giocare poco. Io spererei appunto di poter così dare un'identità a questa squadra cercando di far giocare, è possibile perché ho visto non solo la Triestina ma anche altre squadre, anche ieri stesso ho visto la Virtus Vecom contro l'Abano Calcio e notavo appunto che si cerca poco il gioco, nonostante siano delle qualità importanti come nella Triestina. Conoscendo un po' la squadra, con che schema, con che modulo tu intendi giocare? E penso che ci sia la possibilità per fare un 4-3-3 perché ho gli esterni molto, molto bravi nell'uno contro uno, molto veloci, quindi ho due centrali d'attacco come Cucchiara e Giordani che possono sopperire contro i due centrali, quindi o comunque come sarà poi la difesa avversaria, non lo so. Quindi, ho le caratteristiche delle mezzale che sono molto bravi negli inserimenti, sono tutte le possibilità per fare un 4-3. Ecco, mister, si può puntare un po' di più sulle fasce forse, perché ci sono giocatori comunque che hanno corsa sia da destra che a sinistra. Non so se hai già avuto modo di. Come dicevo prima, di sicuro le qualità degli esterni d'attacco sono importanti perché uno contro uno sono giocatori rapidi, tecnicamente molto, molto validi, e quindi, però io penso che sia sempre attraverso il gioco che poi per raggiungere le fasce e creare la superiorità, quindi solo quello ti può fare la differenza, ma in qualsiasi parte del campo. Anche Crosato della Riva sono Certo, gente, mi c'erano due ragazzi riferivo che spingono sulle a fasce. sono giovani e io con loro scherzando glielo ho detto, insomma, devono fare la fascia tutte le volte che possono, anche perché hanno la possibilità, perché recuperano in pochissimo tempo. Sono giocatori che probabilmente in questo momento sono stati un po' bloccati anche per la situazione così, delle partite, della classifica, quindi però sono giovani e i giovani devono lasciarsi andare e quindi devono dare sempre tutto quello che possono dare in campo.